Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video. Oggi facciamo un video sfogo. Ebbene ragazzi, eccoci qui, allora permettetemi lo scherzo del video sfogo, tra virgolette. In questi giorni sto guardando un sacco di video sul calcio, mi sta appassionando il calciomercato. Io ho visto che tutti i content creator di calcio usano questo video sfogo, quindi un acquisto che non va bene, video sfogo, la loro squadra del cuore perde, video sfogo. Allora ho detto, oggi voglio fare anche io un video sfogo e mi baserò su questa cosa che sto per raccontarvi. Ovviamente è uno scherzo, però insomma ci tengo a spiegarvi il mio punto di vista. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che sopra vi lascio la playlist del modellismo, dove potete trovare tutti i modelli di cui andremo anche a parlare in questo momento. Mentre qui sotto vi lascio il mio gruppo Telegram, Visio TV Modellismo, importantissimo per restare sempre aggiornati su quello che riguarda questo mondo. Allora ragazzi, tutto nasce, ve lo lascio qui sopra, da questo commento che ho ricevuto ultimamente. Ci tengo però a farvi una precisione, perché è importante. Non ce l'ho assolutamente con la persona che ha lasciato questo commento, e nel corso del tempo mi sono arrivati tantissimi commenti del genere, quindi non è colpa di questo ragazzo, non ce l'ho assolutamente con questo ragazzo, è in generale un discorso che molto spesso esce fuori. Lui è semplicemente l'ultimo ad avermi scritto una cosa del genere e quindi ci tenevo a farvi sapere la mia. Ripeto, anche se trovate poi il suo commento nei miei video, assolutamente non cerchiamo discussioni, litigi. E poi vabbè, ovviamente se volete dire la vostra, anche che secondo voi sbaglio io, non c'è nessun problema, lasciatemi un commento qui sotto, purché sia in maniera costruttiva ed educata. Questo, come sapete, è molto importante. Allora, come avrete letto dal commento, mi sta parlando dell'ala storta, un argomento che, come sapete, abbiamo già trattato sul canale, perché abbiamo fatto un video tutorial dove vi spiego proprio come si sistemano queste cose. Magari ve lo lascio qui sopra, andatelo a recuperare. Il più delle volte si può sistemare con il phon e l'aria calda, quindi molto semplice. In ogni caso è sicuramente un difetto che molto spesso avviene in queste collezioni, soprattutto le scale 1 a 43, 1 a 24, le ali capita che sono molto storte. Un'altra cosa che mi stava facendo notare è la campanatura delle ruote anteriori. Non so se avete mai fatto caso, ma le ruote delle Formula 1 non sono mai perpendicolari al terreno, ma sono leggermente inclinate. Appunto, questa è una tecnica che si usa per avere più aderenza, per avere più stabilità, si chiama campanatura in italiano. E lui in questo caso mi stava facendo notare di come la campanatura, insomma, non sia fatta bene. Ora, quello che vi voglio dire ragazzi, questo tipo di difetti su questo tipo di collezioni, quantomeno cercare la perfezione su questi punti di vista, secondo me è un pochino sbagliato proprio a prescindere. Perché vi dico questa cosa? Chi è modellista da anni, e ce ne sono tanti che mi seguono, che sono molto esperti e che da tanto combattono con questa passione, sapranno che circa una decina di anni fa, quindi non dobbiamo andare troppo in là con il tempo, fare le collezioni di modellismo era quasi impossibile, era veramente qualcosa per pochi, perché i modellini costavano tantissimo, come minimo 40, 80, 100 euro, 200 euro, quindi riuscire a portare avanti una collezione del genere era veramente difficile. Con l'avvento di queste collezioni in edicola hanno dato un'opportunità più o meno a tutti. Ora non vi dico che costano poco, non vi dico che fare tutti questi numeri poi non è un investimento importante, però diciamo che è qualcosa di accessibile, prendere uno o due modelli al mese a questi prezzi è sicuramente più accessibile. Infatti stiamo facendo le collezioni 1 a 43 a 15 euro, che sono modelli che hanno anche base e tega, e le collezioni 1 a 24, che sono una scala veramente molto particolare, molto grande, soltanto a 26 euro per quanto riguarda le grandi Formula 1 e 31 euro per quanto riguarda le grandi Ferrari, che poi questi 4-5 euro di differenza di prezzo sono praticamente la tega. Insomma, io vi sfido a trovare una tega a meno di 4 euro
lavoro è veramente impossibile. Queste collezioni, che stanno arrivando praticamente soltanto negli ultimi tempi nel resto del mondo, io l'ho vista in Francia, l'ho vista anche in Russia, queste grandi Ferrari, grandi Formula 1, sono delle collezioni che fondamentalmente ci invidiano un po' tutti all'estero. Nel corso del tempo, da quando io ho questo canale, voi non sapete quanti messaggi mi arrivano da persone straniere, magari da chi sta in Olanda, chi sta in Germania, chi sta in Portogallo, che mi dicono: voi italiani siete fortunatissimi con queste collezioni, da noi non ci arrivano, ma come posso fare per prenderle anche io? E loro sono costretti a comprarle magari su eBay, Vinted, pagando le cifre molto più alti del normale. Questo per dirvi cosa? Che secondo me ci stiamo un po' dimenticando di questa opportunità che abbiamo con le collezioni da edicola. Cioè, noi ci stiamo portando una collezione, ad esempio nel caso delle scale 1 a 24, stupenda, di Ferrari e di Formula 1, in generale del mondo, insomma le più belle Formula 1, a dei prezzi molto accessibili, a 26 euro. Quindi andare a cercare questi dettagli, cioè voler cercare per forza la perfezione, io non credo che è questa la collezione dove dovete cercare la perfezione. Perlomeno, se ti montano l'ala al contrario, vabbè, ok, per carità, se la ruota si stacca va bene, però andare a cercare la campanatura o l'inclinazione perfetta dell'ala, o magari perché quella forma dell'auto non è perfetta per quel GP, insomma, potete tranquillamente decidere di spendere 300 euro a modello e andare a cercare la perfezione in quel momento. Anche se, cosa che veramente vi sorprenderà, ma anche modelli da 300 euro molto spesso hanno dei grandi difetti e molto spesso non sono perfette come si potrebbe pensare. Anche solo per farvi un piccolo esempio, nelle grandi Formula 1 stiamo vedendo che ultimamente abbiamo visto qualche modello addirittura con l'ala anteriore che possiede tutti i flap staccati l'uno dall'altro, un dettaglio che neanche modelli da 300 euro hanno. Quindi questa è una cosa che dovete assolutamente considerare, fermo restando poi che secondo me è proprio un problema che nuoce alla salute stare a cercare sempre la perfezione, trovare il modello perfetto, a rovinarsi il cervello perché no, purtroppo questa macchina non va bene, io la voglio perfetta. Insomma, cerchiamo di vivere la nostra passione, secondo me, con più tranquillità. Detto questo, io vi dico anche un ultimissimo esempio che volevo farvi capire, no? Stiamo parlando di grandi Formula 1 a 26 euro, Burago con le loro Signature 1 a 43, come abbiamo visto nel corso del tempo, ne abbiamo portate un sacco sul canale, sono pieni di problemi, sono pieni di difetti, fari posteriori non colorati, assenza di antenne, tubo di pitot, caschi sbagliati sulle livree speciali, insomma, chi più ne ha più ne metta, ci chiedono 25 euro per una scala 1 a 43. Quindi andare a cercare l'errore della campanatura su una 1 a 24 da 26 euro, che è anni luce superiore alle Burago 1 a 43, insomma, io direi che non c'è altro da aggiungere. Allora, in fase di editing, stavo ovviamente riascoltando tutto il mio discorso, io mi sono segnato i punti principali di cui volevo parlarvi, però mi sono reso conto che manca anche una cosa importante per finire questo video. Tutto quello che vi ho detto io lo confermo e lo sottoscrivo, ma ci tengo a precisare, veramente importante, che questo non deve annebbiare il nostro spirito critico. Io non vi voglio dire che ci deve andare bene tutto, qualsiasi cosa che ci mandano basta che costa poco, va bene, assolutamente no. Ci tengo a precisarlo, io spero che dal video comunque si sia capito che io parlo di difetti minori, di precisione a tutti i costi, non ovviamente cose sbagliate fatte male, perché ripeto, quello no, lo spirito critico deve rimanere sempre parte del nostro mondo e del nostro essere collezionisti, e quindi quando le cose sono fatte male non solo dobbiamo dirlo, ma dobbiamo dirlo ad alta voce. Ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, bellissimo come le nostre collezioni. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate, se magari siete d'accordo con me oppure pensate che sto dicendo, insomma, delle cose sbagliate. Lasciatemi un commentino qui sotto e fatemi sapere che cosa ne pensate del mio video sfogo. Qui da Visio e dalle nostre meravigliose collezioni di Formula 1 è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!